pannello dell'armadio pieno di muffa e muro completamente pulito, stregoneria o muffa da condensa? Ciao, sono Giuseppe la Chiappa Muffa. In questa piazza Duomo alle 6:45 praticamente deserta rispondo personalmente a una delle domande che mi fate più spesso: cosa bisogna fare per tenere a bada la muffa dentro l'armadio? Come vi ho già raccontato in tanti altri video, se la muffa si forma solo sul pannello significa che ha trovato più gradevole mangiare in quel banchetto. Quindi il classico pannello cartonato che ormai non possiamo più chiamare legno è la prima cosa che la muffa attacca, perché si bagna per colpa della condensa. Scommetto che questo mobile si trova su una parete rivolta verso l'esterno. E allora in questi casi c'è chi cambia il pannello, chi lo smonta, chi lo buca. Ma ricordatevi che se il mobile resta lì, le condizioni si ripeteranno. Quindi va bene disinfettare, proteggiamo i vestiti e la salute dei nostri figli, ma se non facciamo un ragionamento a monte per capire come mai succede e come far sì che non succeda più, saremo i migliori clienti del negozio di mobili a comprare pannelli tutta la vita. Quindi spegnete subito l'incendio della muffa, ma collegate il cervello e indagate da buoni Sherlock Holmes le cause del problema di muffa. E se avete bisogno di una mano, raccontatemelo nei commenti e ne parliamo insieme. Ciao da Giuseppe e basta muffa!